Ciao, sono Dario per Alternativa Linux. Vediamo come fare OCR con programmi open source in ambiente Linux. Suona complicato? Diciamo che hai uno stampato, un PDF, un'immagine o una scansione in cui sia presente del testo che non è selezionabile, ma che vuoi poter estrarre per poterlo modificare senza doverlo riscrivere tutto. Servono un cosiddetto motore di riconoscimento della scrittura ed un programma grafico per gestire tutto. Ecco come installarli in Linux Mint e soprattutto come fare passo passo. OCR con Linux Mint, ovvero riconoscimento ottico dei caratteri. Possibile? Sì, open source e gratuito. Deve però trattarsi di scansioni di buona qualità ad una risoluzione che sia equivalente a quella di stampa, quindi circa 300 dpi. La fonte del documento poi non deve essere un fax o una fotocopia dalla qualità già ridotte, deve trattarsi poi di testo stampato, puro, nel senso che eventuali annotazioni a mano o sottolineature non fatte molto bene possono rendere difficile il riconoscimento dei caratteri. In ambiente Linux la soluzione open source e gratuita si chiama Tesseract OCR, o meglio questo è il motore di riconoscimento ottico dei caratteri, Optical Character Recognition, appunto. Se poi vuoi evitare il ricorso ai comandi testuali, hai bisogno anche di un'interfaccia grafica per gestire tutto il procedimento. Io consiglio GMageReader. Cominciamo proprio digitando nel campo di ricerca Tesseract. Non cambia molto l'ordine in cui procedi alle installazioni, ma partirei comunque dal pacchetto Tesseract OCR, per poi aggiungere dizionari per l'italiano e per le lingue per le quali vuoi abilitare il controllo ortografico. Oppure, se preferisci, puoi scaricare solo il pacchetto Tesseract OCR All, che incorpora tutte le lingue supportate. La ricerca per Tesseract potrebbe anche mostrare GMageReader, che installerei per ultimo. Anche lui è nel gestore applicazioni. Installati i pacchetti, hai tutto quanto serva a fare OCR con Linux Mint. Avvia GMageReader. Lo trovi aprendo il menu di Linux Mint e digitandone il nome oppure sotto la voce grafica. Nella finestra principale devi seguire un ordine di lettura e di interventi da sinistra verso destra. In primo luogo, nella colonna più a sinistra, devi indicare a GMageReader se vuoi estrarre il testo da documenti o foto che già possiedi oppure se devi ancora acquisirli con lo scanner. Ma consente anche di fare screenshot da cui estrarre testo. Nel primo caso, nella scheda File, premi sul pulsante verde per aggiungere i documenti. Puoi aggiungere PDF, file di immagine, screenshots e incollare contenuti copiati in altra applicazione. È infatti anche molto comodo ricorrere a GMageReader anche per unire più JPEG o PNG e produrre un unico PDF. Nella finestra che si apre, per indicare il percorso dei file, qualora siano multipli, puoi selezionare tutti quelli presenti in una cartella premendo la combinazione di tasti Ctrl più A e poi cliccando su OK per importarli tutti. Nel secondo caso, clicca sulla scheda Acquisire accanto a quella file e vedrai partire lo scanner. Puoi ancora impostare la risoluzione della scansione ed il percorso in cui il file verrà salvato. Con i primi pulsanti in alto nell'interfaccia, puoi eventualmente intervenire con lo zoom o per ruotare la pagina se necessario. Comunque, GMageReader orienta alla perfezione automaticamente ogni pagina. Arriva il momento di indicare a GMageReader se vuoi che si limiti ad estrarre solo il testo dal documento oppure a cercare di rispettarne l'impaginazione. Devi scegliere rispettivamente testo oppure HOCR PDF dall'elenco a discesa che si trova nella parte alta centrale dell'interfaccia. Nel primo caso potrai fare un copia e incolla dal pannello anteprima o salvare ed esportare il testo riconosciuto in formato puro. Si possono fare diversi tipi di revisioni o modifiche anche internamente a GMageReader, ma puoi usare anche LibreOffice Writer o il programma che desideri. Nel secondo caso verrà creata una specie di documento HTML come una pagina web, ma il risultato potrebbe non essere all'altezza delle aspettative.
Nella modalità di esportazione testo, seppure non indispensabile, è consigliabile premere prima il pulsante che si trova a destra del menu a discesa, in modo da far analizzare preventivamente l'impaginazione del documento a GMage Reader, che mostrerà una serie numerata di zone differenti che ha riconosciute in ogni pagina. Puoi ridimensionare ciascuna delle aree trascinandone i bordi, oppure eliminarla cliccandoci con il pulsante destro e la relativa opzione. Se GMage Reader non comprende la struttura di una pagina del tuo documento, brochure o contenuti misti, testo, foto e tabelle, puoi assisterlo nel disattivare l'opzione di segmentazione automatica delle zone e indicandogli, tra varie opzioni, la più adeguata per la pagina del documento attualmente selezionata. Dopo i primi tentativi, consiglio di dedicare più tempo, se possibile, a questa fase. Clicca sulla freccetta verso il basso, sul lato destro dell'elenco delle lingue. Si apre il menu contestuale, con una voce, modalità di segmentazione della pagina, che contiene varie opzioni, le più importanti per poter ottenere un risultato adeguato. Prova a fornire indicazioni più precise sul tipo del contenuto della pagina che stai analizzando se GMage Reader non fa un buon lavoro nel riconoscere adeguatamente le zone della pagina. Inoltre, se GMage Reader non comprende la struttura di una pagina, puoi anche delimitare manualmente le differenti zone da riconoscere, effettuando selezioni con clic e trascinamento del mouse, il cosiddetto drag and drop. Puoi effettuare selezioni multiple mantenendo premuto il tasto CTRL in aggiunta al trascinamento. L'ordine numerico delle zone sarà quello che GMage Reader seguirà per analisi e successivo riconoscimento. Ora devi selezionare dall'apposito elenco a discesa più a destra la lingua o le lingue presenti nel testo del documento. Così GMage Reader potrà sottolineare in rosso parole non presenti nei dizionari, consentendo così di identificare più rapidamente gli errori. Seleziona la lingua cliccando sulla freccetta verso il basso, sul lato destro dell'elenco. Si apre il menu contestuale. Dal menu, stavolta selezioni anzitutto se nel documento da riconoscere il testo è in una sola lingua o molteplici. Accorgimento utile nei casi di termini stranieri nel testo. Nei casi di molteplici pagine o file da analizzare, l'analisi iniziale sulla struttura delle pagine può venire eseguita singolarmente per ciascuna di esse o per tutte o una parte di quelle importate. Selezioni una pagina da sottoporre ad analisi nella colonna sinistra con i file importati con un clic. Selezioni più pagine cliccando e tenendo sempre premuto sulla tastiera il tasto CTRL. Oppure con la combinazione di tasti CTRL più A puoi selezionare tutti quelli importati. Se sono selezionate più pagine, il programma consente di scegliere tra una analisi dell'impaginazione pagina per pagina oppure completa di tutte le pagine. Se il tuo computer non è molto potente o nuovo o ha comunque poca memoria RAM, non esagererei nel numero contemporaneo di pagine da fare analizzare a GMage Reader, come peraltro la finestra del programma ti suggerisce di fare se avvii un'analisi multipagina. Una volta terminata l'analisi di una o più pagine, se non hai selezionato le procedure multipagina, premi sul pulsante stesso Riconoscere tutto per avviare il riconoscimento ottico dei caratteri. Il testo riconosciuto viene visualizzato nel pannello di anteprima output più a destra, via via che il riconoscimento progredisce. Il testo delle pagine riconosciute successivamente alla prima sarà accodato al precedente nel pannello di anteprima del risultato. Ma puoi anche posizionare il cursore in un punto preciso del testo e istruire il programma a posizionare il nuovo testo lì. Oppure, utile se effettui molteplici analisi e riconoscimenti per una pagina complicata, puoi scegliere che il testo già presente nel pannello di anteprima venga interamente sostituito dal nuovo. Si possono rimuovere spazi in eccesso o interruzioni di riga, a capo, dal testo già presente nel pannello. È il secondo pulsante da sinistra, con la X rossa. Si possono poi effettuare ricerche e sostituzioni di caratteri o parole. Non solo, può essere creato un elenco di sostituzioni da applicare al testo.
Ecco a cosa serve il bottone Sostituzioni sotto i campi. Un'apposita piccola finestra consente di aggiungere nuove regole di sostituzione, applicarle tutte al medesimo testo, esportarle in un file da reimportare per successive reinstallazioni di Gmage Reader. Puoi proseguire con il riconoscimento delle altre eventuali pagine e infine salvare il risultato cliccando sul pulsante a forma di floppy disk. Grazie quindi ai progetti Tesseract OCR e Gmage Reader per l'OCR in ambiente Linux. Questa soluzione non è infallibile, ma non lo sono mai. Consentono però di risparmiare molto tempo sottratto alla digitazione del testo nella rilettura, nelle correzioni e nelle integrazioni. Se poi è possibile farlo con programmi open source e gratuiti, meglio ancora. Grazie per aver visto questo video, iscriviti al canale e attiva le notifiche se vuoi sapere quando ne pubblico uno nuovo. Nel prossimo vedremo altri piccoli programmi più o meno utili che possono aiutare l'attività di lavoro in ambiente Linux. Alla prossima, ciao!